telemarket, questa trasmissione la lascio commentare a voi. Bene, alle mie spalle vi sono addirittura opere di Giovan Francesco Gonzaga. Ed è chiaro che quando si parla di Gonzaga si parla del maestro dei maestri, di colui che ha dipinto con De Chirico, che per alcune cose costa esattamente come De Chirico. Quindi quando si parla di Gonzaga è lo stesso Gonzaga che i vostri figli studiano a scuola, lo stesso Gonzaga che avete studiato voi a scuola, perché fa parte della nostra cultura e della nostra storia. Ora io questa sera, ripeto, non ho tempo di parlarvi di tutta la grande storia che ha scritto lui. Nasceva a Milano quasi 100 anni fa, è l'uomo che è conosciuto nel mondo intero per i suoi cavalli e cavalieri, per le sue splendide opere dove si racconta l'impressionismo francese che lui ha conosciuto e come, ma ripeto, non ho tempo, vorrei leggervi alcune delle pagine. Questa è un'enciclopedia della Mondadori, tutta dedicata a Gonzaga. Se aprite questo libro vi rendete conto di chi è il maestro dei maestri, eh? Ma so che lo conoscete, Giovan Francesco Gonzaga, discendente da un ramo dei cadetti di Gonzaga di Mantova, è lui. Chissà quante volte vi sarà capitato di vedere un manifesto, uno stendardo, uno scritto, mostra di Gonzaga, è lui. Alle mie spalle vi sono ben 6 serigrafie su tela, con 36 passaggi di colore su tela, firmate da lui. Solo questo vi deve far riflettere, pensate, un'opera firmata da lui, vera, fatta da lui, certificata, devo dire anche, splendidamente incorniciate, vi chiedo scusa, spostiamo questo, guardate che cornici tutte intagliate, bellissime, tutte fatte a mano, così come le vedete, e attenti, attenti, perché che stasera accadano cose strane, nell'evidenza, ma quello che accade stasera non ricapita, evviva le cose strane se sono così strane. Ma qui di strano non c'è niente, questo è Telemarket, da 30 anni siamo qua, io mi chiamo Alessandro Orlando, ci lavoro da 15, ma devo dire che in 15 anni non ricordavo una trasmissione così pazzesca nei nostri confronti davvero. Questo è Gonzaga, signore, Giovan Francesco Gonzaga. La misura della tela è 50x70 e anche in questo caso il direttore mi suggerisce di mostrarvele tutte e 6 e poi di rivelarvi a che prezzo posso offrirle. A cominciare dalla bellissima numero 25. Lui è stato definito l'unico grande maestro italiano che è riuscito a riunire la pittura impressionista francese con la pittura macchiaiola italiana, in un'unica energia. Questo è Gonzaga. Guardate questa danza di ulivi. Siamo in un giardino degli ulivi in Liguria. Ma poi il numero 26... Attenti a questo, perché a questo buttero, all'impennata, guardate l'energia, i cavalli, quest'uomo che ha dipinto i più bei cavalli del Novecento. Splendida. Ed è la numero 26. Ma poi, io non so quale state scegliendo, ma dovete sapere che il periodo metafisico di Gonzaga è uno dei più importanti e preziosi. Lui dipingerà con De Chirico negli anni 40 a Milano e respirerà di quella metafisica che De Chirico gli ha insegnato. Ecco perché il grande Gonzaga, il suo periodo metafisico dura pochi anni e per questo le opere del periodo metafisico sono 100 volte più preziose. Io posso farvi lo stesso prezzo, ma attenti a non farvi portar via quest'opera, perché è straordinaria nel metafisico ed è la numero 27. Vi invito alla visione, velocemente la vediamo. Gonzaga. Mi viene in mente, penso a quante volte vi sarà capitato, grazie Laurenzio, che i vostri figli, i vostri bambini vi abbiano detto: papà, mamma, domani la scuola mi porta a vedere Gonzaga. Eh? Pensate, questo è lo stesso Gonzaga di Palazzo Reale a Milano, di Castello Sforzesco, è lui, eh? Museo della Ragione di Mantova, è lui. Chi di voi prenota queste opere? Andate dai vostri bambini, dai vostri figli, dite: amore mio, ho preso un Gonzaga oggi. Loro sanno chi è.
numero 28, attenzione, si intitola Lucci a Venezia. Lorenzo, grazie, la 28. Lucci a Venezia. Mamma che bella, questa non è una Venezia qualunque, ma una Venezia di Gonzaga, firmata da lui. Ho quasi timore ad avvicinarmi a un'opera così.